ospitalità con Le Reale, via Catania Isonato 41 Messina. Dare vita agli anni è il nostro obiettivo. Adesso ci divertiamo un quarto d'ora, dai, la macchina della verità. Questa sfida su domande scomode, noi cerchiamo, abbiamo 20 puntate, 20 personaggi, alcuni hanno responsabilità verso la città, altri non le hanno, e poi 20 giornalisti che li cerchiamo proprio, che hanno pipi spezzi su Balingua, li cerchiamo un po' i più cattivi. Abbiamo avuto Catino De Luca, ospite, abbiamo avuto l'onorevole De Luca, Antonella Russo, Beppe Picciolo e ultimamente, la settimana scorsa, Giacomo Guglielmo, l'ingegnere, quello di Rete Civica. Chi sarà oggi la vittima di questo o di questa carnefice? Lo vedremo tra pochissimo. Intanto vi ricordo le regole per chi non avesse ancora vista la nostra rubrica. C'è il popolo di Facebook che già in diretta in questo momento e deciderà le sorti del candidato, della candidata che adesso io vi presenterò. Se avrà detto la verità avrà un omaggio di Sear Argenti, se avrà detto la bugia purtroppo lo bruceremo o la bruceremo viva come Giovanna d'Arco. Bene, oggi con grande piacere, nostra sesta puntata, abbiamo ospite un assessore comunale e voi avete già visto perché Antonio Grasso ha un po' zoomato un po' sui... è l'unica bionda della giunta ed è con grande piacere che vi presento l'avvocato Daphne Musolino. Benvenuta. Grazie. Benvenuta. Benvenuta e grazie per aver accettato questa simpatica sfida. E allora lei ormai sa tutto, ha firmato tutto, lei è un avvocato tutto. Quindi sa che non può tirarsi indietro. La bruceremo come Giovanna d'Arco se mai dovesse dire la verità. Ma finora devo dire che sono stati tutti assolutamente, vede, questa è una prova di bruciatura. Sono stati tutti assolutamente? Assolti, hanno detto tutti la verità. E allora non funziona bene. Mannaggia, questi politici dicono tutti la verità, meglio così. E allora, iniziamo con le mani, questo è collegato direttamente col suo cuore, adesso io le farò vedere sugli schermi il suo cuore, come reagirà a questa, ecco, mettiamoci in onda il cuore dell'avvocato Daphne Musolino, è tutto regolare. Tracciato normalissimo, non è per niente nervosa. Io direi che possiamo iniziare benissimo. Abbiamo dietro le quinte un giornalista o una giornalista. Siamo pronti con la sigla e con la musichetta? Iniziamo, concentrata, non si è pentita. No, e ormai, che ormai siamo nel ballo. Anche lei è una persona di grande spirito, è una persona che lavora tantissimo, ma adesso basta parlare. Basta. Linea alla prima domanda. Pronta, prima domanda, via. Assessore, buonasera. Nel piano economico finanziario è stato previsto 1 milione di euro per attività di monitoraggio e sorveglianza della differenziata porta a porta. Chi svolgerà l'attività di formazione dei 300 ispettori ambientali volontari? Posso rispondere? Certo. La svolgerà verosimilmente la Polizia Metropolitana, perché già è formata per questo ruolo e abbiamo già una convenzione stipulata con il Comune di Messina e la Messina Servizi e quindi possiamo darvi attuazione e anzi scendere ancora di più nel dettaglio e sviluppare una ulteriore collaborazione sempre con la Polizia Metropolitana. Mi pare che sia un uomo, ma non mi è sembrato particolarmente arrabbiato. No. Via. Seconda domanda. Assessore, a che punto sono i nuovi cantieri di servizio per i quali sono state presentate istanze il 17 agosto e il 5 settembre e per i quali esistono 4 graduatorie distinte di disoccupati che ne attendono l'inizio? È preciso che è un'attività che segue il Dipartimento Servizi Sociali, quindi di competenza della collega Calafiore. Però per quanto mi consta stiamo alla fase della formazione delle graduatorie. Ah, caspita. Terza domanda e ultima prima di svelare il volto del giornalista. C'è qualcosa che non apprezza del carattere di Catino De Luca? No, che non apprezzo no. È una cosa che ci siamo detti il 31 pomeriggio prima del famoso convegno, del famoso comizio dell'1 gennaio, in cui lui ha chiesto, vi do una cosa riservata, vi racconto una cosa riservata, in cui lui ha chiesto a ognuno di noi di dire cosa ci piaceva e cosa non ci piaceva del suo carattere
E io ho detto che mi piace molto la sua determinazione, la sua lungimiranza, che ho potuto constatare personalmente, e che quello che può essere considerato un difetto, cioè il fatto che talvolta le cose le dice in maniera un po' dura, invece per me è una dote apprezzabile, perché preferisco una persona diretta ad una che, per non avere il coraggio di dirti ciò che pensa, ti blandisce con frasi false. Non è per niente spaventata, battito cardiaco normale, è come se venisse a fare una passeggiata, signori, non l'abbiamo messa per niente in difficoltà. Ma io sono abituata al sindaco. Ah, ecco perché. Ha riconosciuto il giornalista subito, sì, senza dubbi. Devo dire di sì, la voce è inconfondibile. Chi è? È Beppe Bevacqua. Beppe Bevacqua, accomodati. Benvenuto. Io ne ero sicuro che mi riconosceva subito. Giuseppe Bevacqua. Ha un timbro troppo. Dopo. Sì, giornalista di Tirrenosat e giornalista anche di Voce di Popolo, di Live Messina. È una persona che io stimo tantissimo. Grazie, dal punto di vista giornalistico, perché ci conosciamo anche da tanto. Ho seguito poi lui, il giornalista lo fa da 5-6 anni, 7 anni, sì. Prima ero un formatore, si è occupato di tante belle cose, però devo dire che in questa veste di giornalista lo stimo tantissimo, perché ho visto molti suoi reportage, come quello con i vigili urbani di notte, con la polizia in gamba. Ti lascio con l'avvocato, prego. Assessore. Esiste una task force che si occupa del controllo del conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e che è stata estratta dal Corpo dei Vigili Urbani? E se esiste, perché non è stata presa dalla Nona e invece è stata presa dalla Viabilità? A novembre, quando abbiamo avuto un periodo veramente di crisi della gestione dei rifiuti, il sindaco, anche su mia espressa richiesta, ha chiesto al comandante Crisafulli, che all'epoca appunto svolgeva il ruolo di comandante del Corpo della Polizia Municipale, di costituire una squadra, non diciamo proprio una task force, più propriamente una squadra, che si occupasse di svolgere un'attività di indagine, di monitoraggio, che è stata sia sul campo sia un'attività di ricostruzione documentale, di cui voi poi avete sentito parlare in occasione delle assemblee della Messina Servizi, di tutte quelle dirette Facebook. E la costituzione di questa squadra è stata rimessa ovviamente, come giusto che sia, al comandante, che è l'unico in qualità di dirigente anche in quel momento del dipartimento, che si deve occupare poi di individuare e selezionare il personale. Noi non entriamo mai, né io né il sindaco né nessun altro di noi assessori, non entriamo mai nella parte gestionale delle deleghe dei nostri assessorati. Diamo atti di indirizzo, ma poi io, che recentemente ho ricevuto la delega per la Polizia Municipale, dico sempre che io do un atto di indirizzo, ma poi non scendo nel dettaglio del personale, non lo potrei fare, non li conosco neanche tutti ancora, del resto, no? Ma li considero tutti ugualmente bravi, ugualmente efficienti, lo dico con sincerità. Sono stata ieri ospite della Commissione Consiliare prima e quarta in seduta congiunta, e il resoconto della Commissione mi renderebbe piena testimonianza che le mie parole sono sempre di grande stima, apprezzamento, e talvolta è necessario anche spiegare che i compiti della Polizia Municipale sono tanti e che loro sono davvero pochi per tutto ciò che fanno. Quindi io ho grande apprezzamento e grande e sincera stima per quello che fanno. Ad agosto la questione Ferlisi poi viene rimesso in sella, sì, dal Tribunale del Lavoro, lei c'ha la delega ai Vigili Urbani, che rapporti ci sono? Rapporti splendidi, non è mai stata una questione personale tra me e il comandante, tutt'altro. Parliamo, interagiamo continuamente tutti i giorni, fino a stamattina mi ha chiamato per rendermi, insomma, edotta delle ultime attività che erano state fatte dal corpo. Abbiamo sempre avuto un rapporto di assoluta stima reciproca, penso di poter dire che è reciproca, sicuramente da parte mia è assoluta. E a novembre dell'anno scorso è stato siglato il partenariato con Malta. Sì. Com'è finita? È finita che dobbiamo organizzare la regata internazionale Messina-Siracusa-Malta. Ho contattato sia il comandante della Marina Militare, della base della Marina Militare, che il comandante Catapano, che è il comandante della Capitaneria di Porto, Re Buffà, e per problemi vari, un po' dei comandanti, un po' miei, non siamo riusciti ancora a formalizzare l'incontro, ma conto di farlo la prossima settimana. A entrambi ho chiesto un aiuto anche dal punto di vista tecnico, perché organizzare una regata internazionale non è una cosa semplice, e comunque la disciplina
della navigazione marittima è davvero complessa, quindi è un evento che va organizzato bene, perché altrimenti esporremmo anche i partecipanti ai pericoli del mare, non è assolutamente il caso. Aggiungo, non mi voglio dilungare, ma aggiungo e dico che lo stretto di Messina, come tutti gli stretti, è sottoposto a una disciplina speciale per il suo attraversamento. Ma lo stretto di Messina è un tratto di mare particolarmente pericoloso, sia per le correnti che lo attraversano molto forti, che possono mettere in pericolo i naviganti non esperti, sia per l'intensità del suo traffico. Quindi la collaborazione, la supervisione della Marina è assolutamente necessaria, oltre che indispensabile. Con il BTS, che è la centrale di controllo che c'è. Sì. Io ultima. L'ultima, non ce n'ho due? Flash. Allora, devo scegliere. Se sono risposte flash, domande devo, flash. Devo sì. scegliere. Ci crede veramente? Lei ha una delega che è quella al casinò del sì. Mediterraneo, ma ci crede veramente? Assolutamente sì, ci sto studiando. Che c'è una normativa che non lo prevede. C'è una normativa che non lo prevede, ma è vero anche che molte città d'Italia chiedono di avere la possibilità del riconoscimento del casinò. C'è un movimento. Non ultima Cefalù, Giardini, Taormina, ma anche città del nord Italia. Non è impossibile, non è un obiettivo impossibile. Diciamo anche questo, che la vera ludopatia non è il casinò, la vera ludopatia sono le sale da gioco, tutte le modalità internet. Di gioco online, sì, mi ha preceduto, le modalità di gioco online. E quando ho preparato il dossier sul casinò durante la campagna elettorale, i dati che ho ricavato dall'Agenzia delle Entrate, che ha fatto un report annuale proprio su questa cosa, sono sconcertanti. A fronte di un incasso che hanno tutti e quattro i casinò d'Italia, che è di pochi milioni di euro, l'incasso che invece fanno le video lottery e tutte le altre modalità di gioco online è veramente astronomico, è 10 volte tanto, e molto spesso si presta purtroppo a un gioco che non conosce forme di controllo e sfocia nella ludopatia. Abbiamo visto anche dalle varie denunce, le varie inchieste sì, che ci sono state. Esatto. Io ho terminato? Soddisfattissimo. Avete visto questa slide che abbiamo preparato, la macchina della verità, Musolino contro Bevacqua, carità. Popolo di Facebook, cosa mi dice? Vero. Ha detto Vero. La verità. Figlioli, non riusciamo a bruciarne l'ho uno. Detto io, questi male. Nostri politici sono tutti sinceri. Un applauso, grazie. Si accomodi, venga, si alzi, posso alzarmi. Saluti la anche saluto il suo aguzzino e Daniela viene con allora, l'omaggio di Claudio, Claudio Calabrò. Buonasera. Ciao Pippi. Claudio Calabrò. Ciao. Fa omaggio a tutti i nostri ospiti di un suo presente. Ciao, questa grazie. È una piccola grazie a te. È una foto di Messina bello, antica del porto bella. Che lei magari metterà anche nel suo assessorato. Senz'altro. Anche perché io ho pure i beni demaniali marittimi nel mare e quindi certo. Non l'abbiamo messa in difficoltà. Un piacere. Io non grazie. Voglio dire che è colpa tua, però sei stato. Ma forse lei è stata molto brava. A me fa simpatia l'assessore. Mannaggia, è difficile. Noi volevamo prendere uno. Tosto. Giuseppe Bevacqua, vediamo se la mette invece in difficoltà. Il suo... Non riesco ad intervistarla autonomamente, però almeno stasera ci sono riuscito. Bene. Certo. Io le do anche questa spilla. Conoscila, Messina ovviamente, attraverso la cultura. Apprezzala, valorizzala, amala. Perché questo possa diventare un motto della nostra giunta che lavora tantissimo, ma di tutta la città di grazie. Messina, per cui è un nostro, è un nostro ricordo ed è anche un augurio perché lei grazie. Possa fare bene in questi anni. Grazie. Cateno De Luca la userà alla prossima campagna elettorale sicuramente. È la Lady di Ferro, è la Lady di Ferro della giunta di Luca. Grazie. Lina grazie ora a Daniela. Ad Amala, la rubrica che si chiama Amala. E al suo ospite. Ci vediamo, speciale ci vediamo sera. Da pochissimo. Grazie. Grazie assessore. Grazie per tutti. Ospitalità Colereale, via Catania Isolato 41 Messina, dare vita agli anni è il nostro obiettivo.